Senta, lei che può accomodarsi, sa che la vedo là in fondo. È arrivato adesso, stavamo in pensiero. Per chi non lo sapesse, il Terrò è, o per meglio dire era, la roccia che passava per Vighizzolo, il paese della Brianza dove sono nato e cresciuto, per andare a gettarsi nell'Ambro. Dico era, perché sono scomparsi tutte e due, la roccia e il paese. Cioè, non è che siano scomparsi, si sono trasformati. Ma talvolta la trasformazione è così radicale che non sappiamo più riconoscere quello che abbiamo dinanzi. Vighizzolo, ad esempio, non è più un paese, è diventato un quartiere di una città. E c'è una profonda differenza tra un paese e un quartiere. Un esempio? Beh, direi che la prima grossa differenza riguarda i contatti umani. In un paese si parla, anche troppo. Pensate, quando uno si sposava, no? Andava al caffè, portava i confetti, poi arrivava il primo sconosciuto, magari gli si offriva il caffè, si parlava del futuro, eccetera, il matrimonio. Adesso in città scopriamo che uno si sposa via Facebook. Vero? Apri il tuo bel computer e ti trovi questa immagine, che all'inizio ci rimani male perché non sai subito che il dito è l'anulare, con un bel anello con scritto sotto, ho detto sì, e nella voce dei commenti ti verrebbe da dire, a me cosa me ne frega? Comunque sia, la grossa differenza riguarda anche la ritualità degli orari. Un paese è via, un paese è scandito da orari ben precisi, l'Ave Maria, il pranzo. Io ad esempio, che ho vissuto gli ultimi strascichi della vita del paese, mi ricordo che ogni mattina quando uscivo per andare a scuola c'era la fila delle vecchiette che andavano tutti i giorni a confessarsi. Compresa mia nonna, che però stava a casa tutti i giorni, tutto il giorno. E mi è venuto il dubbio, un giorno gli ho chiesto, nonna, ma stai a casa tutto il giorno, ma che peccato farai che lo devi confessare tutti i giorni? Io confesso sempre lo stesso peccato, mi sono sposata. Vedo che le donne a lui ma nonna, ma non è peccato? Ma io da allora me ne pento ogni giorno. La terza differenza riguarda i confini. Un paese li ha, una città no. Le città tendono a essere sconfinate. Tendono a divorare tutto quello che c'è intorno. Tutto l'ambiente caratterizzato da un diversificato equilibrio che viene via via mangiato. Città sempre più grandi e sempre più inquinanti. E un bel momento la natura magari alza di un grado il termometro, magari manda l'inondazione, e abbiamo anche il coraggio di chiamarla natura crudele. Ma chi è più crudele? La natura che ci ha fatto crescere e sfamare per milioni di anni, o noi che in un secolo la stiamo distruggendo? E questo perché non abbiamo confini. Non hanno confini nemmeno le nostre esistenze, che rimbalzano da un social network all'altro senza che ne abbiamo piena consapevolezza. Con i gruppi di WhatsApp che ci inseguono, anche quando siamo a casa abbiamo il gruppo del lavoro che ci informa, sei lì sul water che fai le tue cose e ti dindi, e tutto questo senza confini. La nostra continua reperibilità ci ha reso più assenti, le nostre continue libertà ci rendono più schiavi. E questo perché non sappiamo mai quando smettere e quando cominciare.